Amici, bentrovati a un nuovo viaggio nelle diocesi. Oggi dedichiamo questa nostra puntata alla festa della Madonna delle Grazie del Santuario di Torre Ruggero e siamo col Rettore, Don Maurizio, che saluto e ringrazio per questa tua disponibilità, Don Maurizio. È bello ritornare qui, è bello ritornare a parlare di questa festa che diventa un momento di unione, diventa un momento di gioia e anche di speranza, perché Maria richiama a sé il suo popolo e questo luogo, ecco, omaggia, vediamo sempre con grande calore e grande affetto la sua patrona, la Vergine. Sì, anche quest'anno siamo nei giorni di preparazione alla festa della Madonna delle Grazie, festa che come ogni anno si svolge l'8 di settembre. Ecco, in questo giorno la comunità diocesana, ma non solo, le comunità vicine della regione, gli emigrati da ogni parte del mondo tornano qui al santuario proprio per la celebrazione della festa della mamma. È la nostra mamma Santa Maria delle Grazie che richiama tante e tante persone. La fede in Santa Maria delle Grazie qui è presente dai primi anni, dal 1071, quando il conte Ruggero edificò come voto una piccola chiesa dedicandola a Santa Maria delle Grazie. Quindi ecco questo titolo che dice veramente il grande dono che Santa Maria ha ricevuto, no? Santa Maria delle Grazie, lei è madre delle grazie perché ci ha donato la grazia più grande che è il figlio Gesù Cristo. È in Lui allora che ogni altra grazia ci può essere donata da Santa Maria. E abbiamo parlato di dono, no? Maria è graziata, gli viene fatto un dono e lei lo accoglie con docilità, lo accoglie in pienezza, senza chiedere in contraccambio nessun impegno, nessuna richiesta. Lei dice il suo sì totale al Signore. È per questo che è madre delle grazie, perché è madre della grazia, la grazia che ecco ci vuole, che vuole condividere con noi, che ci vuole donare. Quindi ecco, alla grazia si potrebbe unire ecco, un'altra parola che è accoglienza, che è conversione, che è risposta generosa al Signore che chiama i suoi figli. Qui a Torre di Ruggero ecco, i popoli, proprio come è stata la richiesta nel 1677 della Madonna, voglio che qui vengano popoli vicini e lontani, qui i popoli ritornano, ritornano per celebrare i sacramenti, ritornano per chiedere perdono di un anno, di anni di lontananza da Dio. Prendono anche degli impegni, perché potrebbe diventare una cosa molto facile: una volta all'anno vado a Torre di Ruggero, faccio il mio precetto pasquale, mi confesso una volta all'anno e poi per un anno sto bene. No, ecco, noi sottolineiamo sempre che ci deve essere una continuità nella vita delle comunità cristiane, delle parrocchie, però questa tappa diventa una tappa di verifica, no? Ci si ferma qui come in una clinica dello spirito in cui si verifica il cammino di un anno e si fanno anche progetti per l'anno che si rincomincia. Settembre poi è l'inizio delle attività pastorali, l'inizio, il ritorno dalle ferie, dei nuovi impegni dell'anno scolastico. Ecco, si rincomincia con un preciso obiettivo, no? Fare la volontà di Dio nell'anno che ci viene davanti e soprattutto dire di sì a questo piano di conversione che il Signore qui ci ha proposto.
Maurizio, alle parole, ai termini conversione, devozione, vogliamo affiancare anche consolazione, perché il mio pensiero, e sono sicuro anche il tuo, in questo momento va anche a quelle persone che non possono partecipare alla festa, pensiamo agli ammalati, ai detenuti. Allora ecco, questa mamma di consolazione che Maria sicuramente li raggiunge anche attraverso questi strumenti, gli strumenti della nuova evangelizzazione, gli strumenti di comunicazione sociale. Ecco, allora qual è la parola del rettore, ma soprattutto ecco del parroco, che gli arriva direttamente nelle loro case, in quei luoghi di sofferenza che sappiamo che quando vissuti col Signore si trasformano anche in luoghi di forza? Certo, la nostra forza credo che deve essere ancora una volta nella croce di Gesù Cristo, quella croce che non toglie sempre la malattia, la sofferenza, il dolore, ma che è segno di speranza, perché è segno di resurrezione. La nostra croce non è il patibolo, non è fine a se stessa, ma si apre alla resurrezione. Quindi la sofferenza, che spesso diventa davvero motivo di conversione, perché tante volte noi non ci crediamo, ecco, può diventare l'occasione in cui io mi fermo un attimo per dire: ma che sto facendo della mia vita? E se questa sofferenza so che mi avvicina ancora di più all'incontro con il risorto, con il vivente, mi chiedo: ma come ho speso la mia vita? Cosa ho fatto della mia vita? Allora, ecco, grazie a Santa Maria, questo luogo diventa giustamente luogo di consolazione, luogo in cui l'affetto materno di Maria, ecco, ci aiuta. Una delle risposte che sento spesso dai pellegrini che visitano il santuario non è quella che hanno ottenuto il miracolo o la grazia, ma che ripartono da questo luogo con un cuore pacificato. E io credo che questo sia il miracolo più grande, no? Aver incontrato Dio, aver trovato Dio e ripartire con questa speranza, con questo desiderio, con questa voglia di fare, con questo desiderio ancora di sognare, che dice la voglia di vivere e non quella di, ecco, abbattersi, di disperarsi e di concludere magari la vita nella disperazione. Santa Maria, ecco, madre della consolazione, madre della speranza, colei che per prima ha visto i segni del risorto di Gesù, come ci raccontano alcune storie, no, dei Vangeli apocrifi, che lei è stata la prima dopo la risurrezione a vedere il suo figlio, ma l'ha visto con i segni della passione, con le mani forate dai chiodi, i piedi, il costato ancora segnato dalla sofferenza. Ecco, sì, vorrei dare questo messaggio, no, che i segni della sofferenza, ecco, per noi cristiani non devono essere segni di sconfitta, no? Ma feritorie che mandano luce di resurrezione, finestre, porte aperte da cui, ecco, da questi segni che sono stati fatti con dolore, con sofferenza, viene fuori la luce della risurrezione, la speranza, la gioia. È uno degli strumenti che dà tanta speranza, dà tanta gioia, ed è uno degli elementi più importanti di questi festeggiamenti, sicuramente la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di questa diocesi. Ne vediamo un pezzo, soprattutto ascoltiamo anche Sua Eccellenza.
Se tu sapessi quanto è bello è il sorriso di Maria. Se tu potessi solo vederlo, il sorriso di Maria. È un sorriso di tenerezza, è un sorriso di bontà, è un sorriso di chiarezza. È grande, è pieno di umiltà. È grande, sì, è grande, è pieno di umiltà. A tutti voi carissimi fedeli, benvenuti. Soprattutto intendo salutare con particolare affetto coloro i quali vengono dall'estero o da altre diocesi vicine. Benvenuti perché siete qui per celebrare in questo santuario a voi tanto caro, e non solo a voi, la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Tutti insieme rendiamo grazie alla Santissima Trinità, perché Maria ha fatto sorgere il sole di giustizia. Qui a Torre di Ruggero la Natività di Maria si celebra, e quella di oggi è una delle tante manifestazioni, con tantissima devozione, con tantissima fede, fede semplice ma vera, con tantissima speranza di ricevere tante grazie. Dopo che la Madonna, qui apparsa a due pastorelle del luogo, ha invitato a pregare per poter guarire dal male, da ogni male. E chiedo alla Vergine di concedervi tutte le grazie che servono per il vostro bene spirituale e materiale. Questa pagina del Vangelo, oltre ad invitarci alla speranza, ci invita alla pazienza. Infatti ci esorta a non pretendere che nella nostra vita, nella nostra storia, tutto cambi subito, secondo i nostri gusti e le nostre attese. Quando vediamo qualcosa di sbagliato, di negativo, e capita spesso, secondo la nostra piccola ottica, e non sempre ci azzecchiamo, la nostra prima istintiva reazione è quella di distruggere il male, di intervenire e imporre ciò che a noi sembra giusto. La conseguenza di questa fretta è che spesso al primo male se ne aggiunge un secondo, a causa della nostra impazienza. Il Vangelo ci insegna la pazienza. Quanti secoli sono dovuti passare? Ci insegna la pazienza, che non è segno di debolezza, non è tolleranza del male, e meno ancora connivenza con il male, ma è guardare gli eventi della nostra vita, della storia, della nostra storia, con gli occhi di Dio, cioè con speranza, con fiducia. Eccellenza, in questa santa celebrazione eucaristica, ma in questo momento di grande devozione verso la Vergine, ecco, lei ci ha dettato delle parole essenziali: speranza, pazienza e conversione. Un po' è questo il senso che queste festività devono avere, soprattutto questo è il messaggio che vogliamo far arrivare soprattutto ai lontani, ai sofferenti. Sì, hai benissimo centrato il messaggio che volevo trasmettere. La nostra devozione filiale, sentita, affettuosa verso la Vergine non sia solo un omaggio esterno,
che ci vede riuniti, ma al contrario un'occasione per riconvertirci, avvicinarci sempre di più al Signore. E tanto più è più profonda la fede, tanto più facilmente saremo capaci con pazienza di affrontare le difficoltà, di coltivare e nutrire la speranza, sia per migliorare il mondo dove viviamo, sia per guardare oltre, cioè all'incontro con il Signore, all'incontro con la Vergine Santa, sia nell'evitare le impazienze che possono causare danno a noi e agli altri. Una bella festa, sempre quella della Natività di Maria, soprattutto in questo santuario tanto frequentato, tanto amato, non solo dai nostri fedeli della diocesi, dove che hanno manifestato anche in questa circostanza tanta fede, ma in questo santuario dove si sono riversati non solo tanti emigrati, ma anche fedeli che vengono dalle altre diocesi e anche da fuori. Di tutto questo non posso che dire lodo il Signore, e aiutiamo i fedeli ad essere sempre innamorati della Vergine. Noi la ringraziamo questa paterna, ecco, protezione, soprattutto assistenza. Grazie Eccellenza. Maurizio, ecco, abbiamo sentito le parole del nostro pastore, abbiamo visto questa messa molto partecipata. Beh, un altro momento importante è quello legato alla processione. Noi chiuderemo proprio con le immagini della processione. Una processione che ha un significato ben preciso, una processione che non ci stancheremo mai di dire. Non è un evento da spettacolarizzare, bensì un evento da vivere profondamente nel rispetto, ecco, di chi si affida anche a Dio attraverso questi momenti di pietà popolare, che poi sono anche un po' l'orgoglio dei nostri territori, la storia. La fatica delle comunità cristiane, in modo particolare in questo momento nella nostra regione, è quella di sempre di più educare alla vera fede cristiana e soprattutto far diventare quelle che sono le nostre antiche tradizioni e la pietà popolare, no? Farla passare da religiosità, da un momento celebrativo che è fine a se stesso, ad un impegno di vita concreto e duraturo, ecco, nell'anno. La processione che noi stiamo per incominciare ha questo significato: camminare sulle orme, sui passi di Santa Maria. Chi fa la processione fa un atto di fede, dice con il suo cammino e con la sua fede in quello che crede, quello che promette di fare durante l'anno. Fare la processione significa impegnarsi, no? Prendere coscienza del cammino, no? Cammino che i cristiani non fanno da soli. C'è una comunità, c'è un popolo che cammina insieme con me, non sono da solo, eh? Cammino con Santa Maria. E camminare con una persona più grande, in questo caso una mamma che ci prende per mano, che ci aiuta, ci indica il cammino da fare, significa, ecco, avere delle sicurezze, delle garanzie, significa camminare con chi ha già fatto questo cammino, l'ha vissuto e ora, ecco, l'ha completato nella pienezza, no? Della bellezza. L'umanità, Maria è immagine dell'umanità bella, di quella ben riuscita, quella fatta bene, quella come la voleva il Creatore, e come ha voluto Santa Maria, vuole così ognuno di noi. Tutti quanti noi ci possiamo arrivare a questa bellezza se lo vogliamo, se facciamo un cammino che, come ogni cammino, è faticoso. Lo possiamo fare a piedi, come facciamo adesso nella processione. Tanti arrivano al santuario in bici, tanti arrivano, c'è questo nuovo, no, modo di arrivare a cavallo, tanti arrivano con le macchine, no, come eravamo abituati ultimamente a vedere. Ecco,
l'importante è camminare, ma ogni cammino implica del sacrificio, implica che ci vuole un impegno a convertirsi, a mettere fuori tutte le energie di cui si è capaci. Santa Maria in questo ci è maestra, ci testimonia questa fede e quindi oggi noi vogliamo camminare con lei. Lei è il modello della nostra vita cristiana. In questo cammino incontriamo anche i rappresentanti delle istituzioni, li abbiamo sentiti. O tesoro dei torresi, Vergine Santissima delle Grazie, tu in questi tempi di poca fede e di antichità trionfante hai voluto rinnovare il tuo seggio di regina e di madre. Dov'eri tuo singolar culto nei remotissimi tempi venerata? E riedificato il tuo tempio sopra gli antichi ludi con la ricomparsa della fronte religiosa, dimostrando così la tua particolare protezione per i tuoi figli di Torre e di Ruggiero e per tutti quelli che con viva fede vengono qui a venerarti. Tu, come madre amorosissima, con le tue acque salutari, spargi dappertutto i tesori delle tue celesti misericordie. De, o Maria, da questo luogo da te prescelto, rivolgi anzi di me gli occhi, tuoi benigni, e abbi pietà di me che ho tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a me come a tanti tuoi devoti ti sei dimostrata, vera madre di misericordia. Impetrami dal tuo mio figlio la grazia che io ti invoco, domando, mentre con tutto il cuore ti saluto e ti invoco. Madre mia tenerissima, sovrana, tesoriere dispensatrice delle divine grazie. Così sia. Arrivederci. Torre a necessità. Visto che da qualche anno che se ne parla di un nuovo santuario, serve perché lei stesso vede decine di migliaia di persone che in questi giorni, ma anche non nei giorni normali, che gente arriva in continuazione, quindi ha necessità di un santuario dove li possa accogliere. Da lì può partire anche lo sviluppo di questo piccolo e bellissimo paese. E allora io mi sono rivolto a tutti, ai consiglieri regionali, ai ministri, agli onorevoli, eccetera. Venire, pregare è bello, però operare, interessarsi di una problematica che si potrebbe anche risolvere negli interessi di tutti, ma anche della Calabria, perché è uno dei pochi santuari che in Calabria accolgono decine di migliaia di persone provenienti un po' dappertutto, dalla provincia di Ibo, di Crotone, qualcuno arriva da Cosenza, da Catanzaro, non ne parliamo, che è sempre pieno. Quindi io credo che c'è questa necessità, non mia personale, io credo che è la necessità mia, la necessità della Chiesa, la necessità della gente che viene, non sa come... Dove mettersi per trovare sollievo, se c'è le giornate di caldo come oggi per esempio, oppure di pioggia. Allora noi chiediamo un aiuto a tutte le istituzioni, compresi i nostri ministri e i nostri onorevoli a Roma, che farò in modo che riceveranno delle comunicazioni, delle lettere per darci una mano in questo senso. Don Maurizio, ecco, ci siamo ormai veramente prossimi alle immagini che ci portano alla processione. Abbiamo parlato attraverso questo strumento di comunicazione sociale anche agli ammalati, ai detenuti, a quelle persone che non potevano e non possono essere qui. Ma chiudiamo attenzionando un'altra categoria di persone che non possono essere qui. Pensiamo a quelle persone che hanno lasciato il loro paese, che sono in Italia, sono all'estero e che in qualche modo anche attraverso questo percorso possono rivivere ciò che gli appartiene, ciò che è importante trasferire anche ai propri figli, perché con la propria identità fa parte di un bagaglio culturale che non bisogna mai e poi mai perdere. Ecco, nel cammino non si può non tener conto di coloro che hanno camminato, hanno fatto un cammino per realizzare la loro vocazione di una vita più serena grazie al lavoro che hanno trovato a Nord Italia, che hanno trovato in Svizzera, in Germania, che hanno trovato in America, in Canada, a Toronto, a Montreal, che hanno trovato anche in terre più lontane, più difficoltose da raggiungere. Ecco, per tutti quanti loro, ancora una volta, il nostro pensiero e la nostra gratitudine per l'affetto che dimostrano verso il santuario,
Certamente l'assicurazione della nostra preghiera, la preghiera in santuario secondo le intenzioni di tutti quanti voi che nel giorno della festa non potete essere qui perché gli impegni di lavoro vi portano lontani da questo territorio. In modo particolare, ecco, quest'anno stiamo celebrando una felice ricorrenza, che sono i 30 anni dell'Associazione Maria Santissima delle Grazie di Toronto. Ecco, nella festa del 3 di settembre questa comunità ha ricordato questo giubileo e quindi i nostri auguri più affettuosi ancora una volta a questa comunità che nel nome di Santa Maria delle Grazie, ecco, continua a crescere nella fede, continua a testimoniare le proprie origini e la bellezza del nostro credo. E l'augurio a tutti quanti, che veramente guardando a Santa Maria delle Grazie possiamo sempre di più innamorarci del suo figlio Gesù Cristo. Grazie. Grazie Don Maurizio, grazie a voi e ci lasciamo e vi dedichiamo le immagini della processione qui dal santuario di Torre Ruggeri.